Gloria Alessandri, opposto della sia copertura San Giustino, che dopo la bella prestazione contro Firenze oggi si presentava forse al derby umbro con qualche velleità in più. E invece? Giustamente abbiamo trovato una squadra dalla parte opposta molto piazzata, con degli elementi tra l'altro anche atleticamente fisicati, alta contro, cioè, contro la squadra di domenica erano un po' più bassine, quindi si andava leggermente meglio. Perugia sappiamo che era una buona squadra, sappiamo che era in difficoltà a livello dei centrali perché ha subito infortuni, però con Minati e Catena si sono fatte sentire, come era la previsione. Noi abbiamo provato a fare del nostro meglio, abbiamo subito un po' in ricezione, quindi tanti scambi non sono stati fatti, magari anche per quello. Però abbiamo tenuto testa in due set buoni e noi ci portiamo a casa questo set che abbiamo vinto per affrontare le prossime partite, che sono abbordabili per noi, ecco, in una maniera più grintosa, e portare a casa dei punti sicuro. Si guarda quindi il bicchiere mezzo pieno, ma dov'è l'aspetto dove si può migliorare di più, dove San Giustino ancora ampi margini e può fare meglio? Le cose che dice l'allenatore sono particolarmente due: la ricostruzione delle palle, perché con la ricezione non buona dobbiamo riuscire a aggiustare i palloni, e quindi dopo la ricezione negativa riuscire a fare più punti diretti, quindi insomma ci dobbiamo lavorare, ci lavoreremo, e poi piano piano verremo fuori anche noi, giustamente, perché le qualità ce le abbiamo tutte, secondo me. Avete avuto un periodo anche voi un po' di infortuni, tu in particolare sei restata fuori dal campo un po' un mesetto, e adesso sei tornata, come stai, come ti senti e che cosa puoi dare, Alessandri, in più a questo San Giustino? Io mi sento bene, speriamo di aver dato tutto con gli infortuni, perché c'è stato un mese devastante e non vedevo l'ora di entrare in campo. Certo che stare un mese fuori e ricominciare non è facile, però piano piano, passo per passo, adesso abbiamo appunto partite in cui posso esprimermi di più e lo farò al 100% per dare una mano alla squadra, perché hanno bisogno anche di me, giustamente. Un braccio abbastanza carico, dai. Quindi.